Buongiorno ragazzi, oggi siccome che il cielo era incerto, che era mal tempo, oggi abbiamo fatto una cosa semplicissima per stasera, il polpettone di tonno. Ragazzi, degli ingredienti semplicissimi. Guardate qui ragazzi, abbiamo del tonno, del pangrattato, delle uova e del parmigiano. Ragazzi, qui ci siamo. Neanche la ciotolina c'avevo, me la sono fatta prestare dai vicini a fianco. Guardate questa ricetta perché è fantastica. Ciao! Bene, ricetta semplicissima, già abbiamo messo l'acqua a scaldare, aspettiamo che bolla, nel frattempo ci facciamo questo bel impasto. Qui abbiamo 6 scatole di tonno da 80 grammi, circa 500 grammi di tonno, sono 480 grammi di tonno, per ogni scatola di tonno aggiungiamo un uovo, quindi 6 scatole di tonno e 6 uova, 50 grammi di parmigiano, misceliamo per bene, poco alla volta, pian piano, aggiungiamo il pangrattato. Dovete calcolare la metà del tonno, 500 grammi di tonno, 250 grammi di pangrattato. A poco alla volta aggiungiamo questo pangrattato finché non diventa un composto bello solido. Possiamo modellare a gusto e piacimento. Iniziamo a impastare, a sporcarci un pochino le manine. Con questa ricetta devo sfamare 4 famiglie, ragazzi, la mia più altri 3 vicini, poiché mi hanno prestato la ciotolina, chi mi ha prestato un poco di formaggio che non l'avevo, io qui farò una ricetta per circa 12 persone. Ovviamente io sotto al titolo del post metterò gli ingredienti per 2, per 4, per 8 e per 12 persone. Mi chiedete sempre le dosi per le ricette, ragazzi, se cliccate play sul video giustamente non si leggono, dovete condividere il video in modo che sul profilo vostro personale di Facebook sotto al post, sotto al titolo compariranno le dosi. Bene, avvolgiamo a salsicciotto a caramella, stringiamo in carta forno e poi lo arrotoliamo nella carta argentata, poiché la carta argentata ad alte temperature è cancerogena, dobbiamo assolutamente proteggere questo polpettone di tonno con la carta da forno. Appena l'acqua bolle, caliamo questi 4 bussolotti. Siccome in dotazione la struttura che ho affittato per le vacanze ti danno questa pentolina, io ho fatto 4 bussolotti piccolini, ma voi potete fare tranquillamente un paio grossi. Bene, quando l'acqua inizia a sobbollire, caliamo questi 4 bussolotti, mettiamo il coperchio, lasciamo un pochino aperto il coperchio, altrimenti l'acqua fuoriesce e si spegne il gas. Dopo giusto 30 minuti li mettiamo su un piatto a raffreddare per un paio d'ore. Amici, abbiamo preparato la cena per stasera, adesso li lasciamo raffreddare qui completamente, quando sono freddi li apriamo, li possiamo anche conservare in frigo, li tagliamo a fettine, ci mettiamo un poco di maionese sopra, che è una bontà squisita ragazzi. E dopo circa un paio d'ore li andiamo a togliere da questa carta, vedete la carta argentata è diventata scura, poiché vi ho detto che ad alte temperature rilascia sostanze nocive, quindi proteggiamo con carta forno. Li tagliamo a rondelle finemente e li mettiamo nel piatto. Lo zio non si perde d'animo, anche se c'è maltempo, ha pensato una ricetta semplicissima per voi. Questo piatto volete portarlo anche in spiaggia, mettetelo in frigo, fateli raffreddare bene, fate una bella spruzzata anche di pepe, se volete sopra, io nella ricetta non ho aggiunto sale, e qui ovviamente la scarpetta nella maionese è proprio d'obbligo. Bene, lo zio vi saluta, vi vuole bene tutti anche dalle vacanze e vi dà appuntamento al prossimo video. Ciao!